Buonasera ragazzi, benvenuti in questo nuovo vlog 17 febbraio 2023. Io sono Andrea e sono da un anno a Lisbona, praticamente un anno domani. Ho deciso di registrare un video per fare un piccolo recap di quello che è stato, di quella che è stata anche la mia crescita e di quello che è stato il mio cambiamento in questa città fantastica che non ho visto. Allora, innanzitutto devi sapere che l'obiettivo di questo canale è dare valore tramite quella che è la mia storia, quindi quelle che sono le mie esperienze nella vita, quello che ho passato fino ad adesso e quello che passerò, quindi andando a documentare tutto quello che faccio. Se sei curioso puoi vedere gli altri video tranquillamente e unire le persone, quindi fare del buon sano networking, conoscere nuove persone interessanti che magari la pensano diversamente rispetto alla normalità. Ok? Se normalità ti suona in un certo modo, non devo appunto andare a spiegare che cosa vuol dire. Senza raccontarti la storia dell'orso, ora ho deciso un anno fa di trasferirmi a Lisbona perché volevo una città in cui facilmente potessi andare al mare, che ci fosse una buona temperatura circa durante tutto l'anno e anche che si pagassero poche tasse, che in realtà ho scoperto che non mi interessa più di tanto. Perché io ho un business online e quindi non volendo aprire l'azienda in Italia, ho detto vabbè, ci prendo anche dentro e apriamo l'attività in Portogallo. Vabbè, questo si è rivelato essere un dettaglio del tutto. Allora, se aspetti che questo qui sia il video tipo vlogger dove ti consiglio cosa fare, cosa non fare, questo e quest'altro, non posso aiutarti perché non è il tipo di video che mi piace fare, proprio no, assolutamente. Oltre anche per il fatto che non ho visitato tantissimo questa città, non ho visitato tantissimo il Portogallo, ho visto veramente pochi posti. Perché, prima cosa importante che ho imparato a Lisbona, non mi interessa assolutamente niente, tutto quello che riguarda visitare, ok? Vedere posti, fare foto ai monumenti, soprattutto se sono da solo, soprattutto se non c'è un'esperienza che posso andare a condividere con delle persone. Ti faccio un esempio, ricordo alcuni posti che non ci sono su TripAdvisor per esperienze che ci ho fatto, quindi qualche risata, persone che ho conosciuto, ok? Come ad esempio Enrico, mio amico, rispetto a posti famosissimi qui a Lisbona che non ho neanche mai visto. E questo sia, penso sia un po' tutto il punto, il sunto del viaggiare, ok? Il mondo ci offre dei posti bellissimi, 75.000 patrimonio UNESCO e cose così, ma se non sei con qualcuno con cui condividere quelle cose lì, non vuol dire niente fare una foto a una chiesa, fare una foto a un miraduro, che sono dei posti dove puoi vedere tutta la città, non vuol dire assolutamente niente. Quindi se non hai qualcuno con cui condividere delle cose, fai la foto sul cellulare, fai la foto così al monumento e guarda un po', dimmi se puoi confermare questa cosa. Le foto non le vedrai mai più nella tua vita. Però vabbè, ho capito che io funziono così, quindi non era tanto vivere in Portogallo per vedere chissà che cosa, ma è stato vivere in Portogallo per il punto 2. Nel punto 2 parlo di come passando da vivere a Verona per un anno, sempre nel mio cuore, in cui sentivo parecchio la mancanza dei miei genitori, sono arrivato a vivere a Lisbona, che è leggermente più distante, non sentendo così tanto la mancanza di casa, perché ho scoperto anche questa cosa qui su me stesso e avendo fatto un bel lavoro proprio su me stesso a livello proprio emotivo, parleremo anche di questo nel punto 2, non è che più sei lontano, più senti la mancanza, ma si tratta di lavorare sul proprio senso di colpa, ok? Nella maggior parte dei casi tendiamo a proiettare il nostro malessere su situazioni, come ad esempio quella cosa che quella cosa quella persona mi fa stare male, oppure quel cliente mi fa stare male, oppure essere lontano dai miei genitori mi fa stare male. No, sono tutte proiezioni di sensi di colpa che magari ci portiamo avanti da una vita, ok? Dal momento in cui lasci andare effettivamente il senso di colpa tramite una pratica che si chiama letting go o lavoro emotivo o coaching, quindi ti consiglio anche di informarti, se vuoi posso fare anche un video a riguardo, non lo provi più, non ti senti più in colpa, veramente, e puoi decidere di stare veramente bene con te stesso sempre, perché è sempre una scelta. L'altra cosa che ho imparato, stare bene o male è sempre una scelta. Ora, se devo vedere le cose in prospettiva, quindi anche la lontananza con le persone che ci sono in Italia, posso dire che sto onorando la mia vita al 100%, la vita che mi è stata data dai miei genitori, decidendo di vivere esattamente la vita che voglio, quindi non a Caldogno. Anche se Caldogno è un bel paese, ve lo consiglio, ma questo è un video su Lisbona. Quindi Lisbona, per riassumere questo punto 2, mi ha dato l'opportunità di crescere personalmente, mi ha dato l'opportunità di capire cosa vuol dire anche stare da soli per parecchi mesi, mi ha fatto
entrare in contatto proprio con tutte le emozioni che potremmo etichettare come brutte, e mi ha fatto prendere il trampolino di lancio. A volte ci sta veramente fare queste cose qui, anzi è necessario, era necessario per farmi arrivare dove sono adesso. Yes. Terzo punto non c'è. Terzo punto non c'è se non che se dovessi incontrare quella persona che è arrivata a Lisbona tutta scazzata, che voleva far finta che le cose stessero andando bene, gli direi che tranquillo Andrea, che andrà tutto bene, tranquillo Andrea che come ogni volta ce la farai e che sei un grande e che ti voglio bene. Iniziate anche voi ad amarvi. Iniziate ad amarvi, perché una volta che iniziate ad amarvi non smettete più. E la gente inizia ad amarvi, tra l'altro. Prima si ricerca amore in altre persone perché si pensa di non essere abbastanza, poi inizi ad amarti e la gente ti ama. Pazzesco, però funziona così. Quindi queste sono, diciamo, le tre cose principali che ho imparato a Lisbona. Non so se alla fine ho detto il terzo punto, ma non è importante, mi piace tenere. Ho provato a dare una struttura a questo video, ma alla fine lo terrò molto in freestyle. Voglio solo dire che parliamo di paure. Parliamo di paure che ci sono state prima di partire. Le paure sono state. Ce la farò? Ma come faccio poi se non mi adatto? Come faccio se poi sento la mancanza di casa? Come faccio poi se non trovo amici? Ecco, questi sono tutti i dubbi che il cervello mi metteva in testa per proteggermi e quindi farmi restare a casa. Ma la risposta è sempre che si può prendere una decisione decisa, ok? E dire: ok, voglio fare questa cosa, raggiungerò questo obiettivo. Il come si materializzerà, non so come. Ok? Però dal momento in cui si prende quella decisione precisa, tutto prenderà la propria forma. E ho scoperto che questo funziona su tutto, su tutto. Quindi dal momento in cui tu inizi a pensare, voglio raggiungere quell'obiettivo anche economico, e dici no, come, è impossibile, non ce la fai, in quel momento lì stai dicendo che non è effettivamente possibile, non ce la farai. E invece puoi sempre prendere e porre l'intenzione che le cose andranno bene e non accettare un no. Ed è quello che sto facendo sotto tanti aspetti. Detto questo, ragazzi, quarto punto, quarta cosa che ho imparato è che, come avevo già detto nel primo vlog quando sono arrivato a Lisbona, non è che tu cambi dal momento in cui metti il piede fuori dall'aereo, ok? Tu dici, quando arriverò a Lisbona potrò essere questa persona, quando arriverò là potrò fare questo. Cazzo! Perché tu puoi pensare anche ad andare a Bali, tu puoi pensare anche ad andare in Antartide, a New York, partendo da Caldogno, ok, un paesino in provincia di Vicenza, ma se tu hai dei problemi interni, tu puoi spostarti quanto vuoi, i tuoi problemi restano lì. È come se in qualche modo ti sei fatto la cacca addosso. Tu puoi girare quanto vuoi, ma se non ti cambi le mutande, la puzza di merda resta sempre in circolazione, ok? Sono un king a fare gli esempi. Ragazzi, sono un fottuto king a fare gli esempi. Sarà che mi occupo di marketing? Sarà che sono un creativo? Sarà assolutamente questo. Bene. Quindi questa è un'altra cosa che ho imparato e sono molto contento di questo. Sono molto grato di questo. Grazie a me, grazie a Dio, alleluia. Ho imparato che in un video YouTube posso decidere di fare come cazzo voglio, perché questo è il mio canale YouTube, ok? Questo è il mio canale YouTube, ok? Boh. Quindi posso decidere di passare da fare il serio a fare l'idiota. La gente in ogni caso penserà quel cazzo. Grazie a me, grazie a Dio, alleluia. Stavo per un attimo pensando al parere delle persone e poi ho detto, ehi Andrea, ma che stai facendo? Vabbè, questo è quello che mi ha dato Lisbona. Ah, mi ha fatto capire anche tante cose sull'amore, però magari farò un contenuto a parte. Perché sono arrivato qui che ho terminato una relazione da 6 mesi. La relazione di quasi 6 anni l'avevo terminata da 6 mesi, non mi ricordo. Però anche lì ho capito altre cose. Ragazzi, se siete interessati, se pensate che questa faccia lì vi stia lasciando qualcosa, vi stia dando un messaggio, fatemi una domanda, chiedetemi qualcosa, molto volentieri. Questo canale nasce per unire le persone, quindi se tu dici, e cazzo, questo ragazzo non è male, contattatemi, scrivetemi, facciamoci due chiacchiere. Non c'è cosa più bella nel mondo, ah, no, di aiutare le persone, di aiutarsi, di aiutarsi. Ah, il concetto, un altro concetto che potremmo includere in uno dei punti precedenti è chiedi e ti sarà dato. Chiedi e ti sarà dato qualsiasi cosa. Quindi non chiederti il come,
riuscirai a fare determinate cose. Chiedile e basta. Mi è capitato di essere seduto sotto a migliaia di euro. Non sto parlando di questa sedia dell'IKEA, ok? Perché costa 40 euro questa sedia. Sto parlando di avere nel mio network migliaia di euro e non ho mai pensato di dire: ehi, aspetta che contatto questa persona e gli chiedo una cosa, aspetta che contatto questa persona e gli chiedo... Ok, vabbè, capito. A volte basta chiedere. Vuoi diventare milionario? Io non ho mai chiesto a mia nonna se è milionaria e magari può passarmi un mille. Non gliel'ho mai chiesto. Detto questo, il vlog di oggi è finito. Mi mancavano questi vlog modalità freestyle, capito? Dove io do una struttura, ma alla fine, creativo come me, esce sempre, ragazzi. Quindi, per chiudere il video, ricordatevi sempre di dire la verità, ricordatevi sempre di amarvi, ricordate sempre di scegliere di fare la cosa giusta ogni giorno, perché avete sempre l'opportunità di fare la cosa giusta, ok? E se sei interessato a conoscermi, perché questo è l'obiettivo del canale, ricordi che puoi scrivermi, puoi commentare, puoi lasciare un mi piace, puoi condividere e puoi mandarlo pure a quel prete del tuo paese, così può spiegare quello che, di cui ho appena parlato durante la predica. Puoi decidere di fare questo e basta, entrare direttamente incantata, entrare in contatto con me. Ah, e tra l'altro sto facendo... No, basta, sono del c***o. Ci vediamo al prossimo video. Un bacio e un abbraccio.